Achille era nella sua tenda, completamente ignaro di ciò che stava accadendo sul campo di battaglia fuori dalle mura di Troia. Antiloco, il figlio del vecchio Nestore, arrivò con una triste notizia. Il messaggero lo informò della morte di Patroclo e il petto del figlio di Peleo fu oppresso dal dolore. Achille soffriva al pensiero che il suo migliore amico non avesse ascoltato il suo consiglio di non opporsi a Ettore. La negligenza di Patroclo gli era costata la vita. A peggiorare le cose, Ettore aveva preso per sé la magnifica armatura di Achille. In lacrime, l'eroe andò sulla spiaggia e le sue grida di atroce dolore furono sentite persino da sua madre, che emerse dall'acqua chiedendo cosa fosse accaduto. Achille le raccontò della morte del suo amico e della perdita della sua armatura. Non avrebbe mai potuto ottenere la sua vendetta su Ettore, non disarmato. Ma Teti rassicurò il figlio e gli disse che sarebbe tornata il giorno dopo con un'armatura ancora più splendida. Con essa sarebbe stato in grado di compiere il suo destino. Teti andò sull'Olimpo, dove trovò Efesto al lavoro nelle sue fucine divine. Chiese al dio degli artigiani di aiutare il suo amato figlio, forgiandogli una nuova armatura. Efesto aveva un grande debito di gratitudine verso Teti, che lo aveva protetto quando era stato cacciato dall'Olimpo. Le assicurò che avrebbe fatto per Achille la più magnifica armatura mai vista da occhi umani. Aiace tornò all'accampamento greco portando il corpo di Patroclo, mentre i suoi fratelli d'armi respingevano i troiani che si avventavano su di loro come iene affamate. Poi, anche se disarmato, Achille emerse ed emise un potente ruggito di guerra che spaventò tutti i guerrieri troiani. Il corpo del guerriero defunto era finalmente al sicuro. La dea Era spinse il dio del sole Helios a tuffarsi nell'oceano in anticipo, mettendo prematuramente fine ad un altro giorno di battaglia. Sapeva che Achille senza armatura non sarebbe stato in grado di guidare i greci. I troiani, accampati fuori dalle mura della città, discussero durante la notte le azioni da intraprendere. Un nobile troiano esortò i suoi uomini a ritirarsi all'interno, poiché la furia di Achille sarebbe stata implacabile. Ma Ettore e altri nobili rifiutarono di nascondersi, poiché gli dei erano dalla loro parte. Nel campo greco, i nobili passarono la notte a piangere la morte dell'eroe più coraggioso e temerario che aveva cercato di prendere la città in un solo giorno. Achille ordinò di conservare il corpo di Patroclo. Avrebbe ricevuto i riti funebri solo dopo che l'eroe avesse ucciso l'assassino Ettore in onore del caduto. Il mattino seguente, Teti si trovava davanti alla tenda di Achille, portando la nuova armatura e lo scudo realizzati dal più abile degli dei. Achille indossò la sua nuova armatura, che brillava d'oro quasi quanto il sole. Nessun uomo aveva mai avuto un'armatura così magnifica. Il Pelide convocò un'assemblea dei nobili greci perché aveva un importante annuncio da fare. Davanti agli occhi di tutti i nobili, Achille si riconciliò con Agamennone e si rammaricò del fatto che tutto non fosse stato risolto il primo giorno. Agamennone si scusò con l'eroe per averlo offeso così profondamente. Tutto quello che faceva era dovuto alla volontà degli dei e nessun uomo si sarebbe opposto. Agamennone restituì tutti i tesori rubati ad Achille, compresa la schiava Briseide che il figlio di Peleo aveva tanto desiderato. Quando vide il corpo di Patroclo, Briseide scoppiò a piangere perché era sempre stato molto gentile con lei. Achille guidava ora l'esercito greco in un assalto per vendicare la morte di Patroclo. Gli Achei marciavano fiduciosi con lui, consapevoli di avere dalla loro parte il migliore guerriero del mondo.
Achille e i suoi uomini combatterono con ferocia. Tutti coloro che osarono contrastare la furia del Pelide incontrarono Caronte il traghettatore. Achille combatteva con una rabbia insondabile, prendendo le vite dei troiani e dei loro alleati a decine. Gli dei osservarono la rabbia di Achille e Zeus intuì che a quel ritmo l'eroe avrebbe portato la guerra alla fine quel giorno stesso. Così concessi agli dei di agire sul conflitto nel modo che preferivano. Era, Atena e Poseidone si schierarono con i greci, mentre Apollo, Ares e Afrodite con i troiani. Con gli dei sul campo di battaglia, la guerra tornò sul percorso tracciato dalle Moire, le donne del destino. Ares si schierò contro Atena, ancora arrabbiato con la dea per aver aiutato l'eroe Diomede a ferirlo. Atena, utilizzando la sua forza divina, gettò a terra il fratello e lo schernì per aver preteso di poter essere all'altezza della figlia preferita di Zeus. Afrodite si frappose tra Atena e Ares per proteggere il suo amante, ma Atena sferrò un potente pugno al petto della dea dell'amore. Cadde al fianco di Ares e Atena disse loro che era la meritata conseguenza per coloro che sostenevano gli odiosi troiani. Lì vicino Poseidone stuzzicò Apollo a combattere, ma sentì la replica del dio della luce. Non era degno per due divinità del loro livello combattere tra loro per dei semplici mortali. Artemide, che si era schierata con i troiani, derise suo fratello per essersi rifiutato di combattere suo zio e disse che il suo arco e le sue frecce erano inutili. Hera strappò l'arco dalle mani di Artemide e la colpì con la sua stessa arma. Le disse che una bambina come lei non sarebbe dovuta essere lì. Meglio tornare a giocare con i suoi animali nella foresta. Artemide andò da suo padre, piangendo sulle sue ginocchia. Zeus le chiese chi l'avesse ferita. La dea della caccia rispose che Hera era la responsabile, che sua moglie era determinata a portare il dissenso tra gli dei e gli uomini e sembrava esserne contenta. Intanto, nonostante l'interferenza degli dei, Achille avanzava senza sosta. Sembrava determinato a prendere la testa di Ettore, anche a costo di dover abbattere le porte di Troia a mani nude e trascinare il principe troiano per i capelli.